che confermano le fonti. Tuttavia, dal punto di vista emotivo, è molto difficile trovarsele davanti, perché trasmettono il senso di ferocia di Giulio Cesare e della sua campagna militare. In quest'area, in particolare della Gallia settentrionale, è stato compiuto un vero e proprio massacro, se non addirittura un genocidio. Scoperte come questa dovrebbero farci ridisegnare l'immagine che abbiamo di Cesare. Per quanto fosse un ambizioso e brillante generale, era anche un brutale e spietato signore della guerra. Oggi lo definiremmo un criminale di guerra. Distrusse centinaia di città e insediamenti, rese schiavi e uccise centinaia di migliaia di galli, anzi, probabilmente milioni. Cesare aveva sete di potere personale e gloria. Per questo entrò in collisione con gli ideali della Roma repubblicana. Le conquiste oltremanica di Roma produssero una nuova stirpe di generali, uomini la cui enorme influenza personale minacciava di destabilizzare tutto il sistema governativo romano. Tre in particolare erano assetati di potere, e il primo fra tutti era il conquistatore della Gallia, Giulio Cesare. Uno stato la cui politica si svolgeva negli spazi pubblici e negli edifici del foro, vedeva il proprio futuro minacciato da un sordido complotto segreto. Qui. 270 km a nord della capitale, i tre uomini.